Ciao, sono Elena, volontaria dei Nati per Leggere. Oggi vi leggo Il Testamento dell'Aquila, fiaba di Leonardo da Vinci. Una vecchia aquila reale, che viveva da molti anni solitaria sopra un'altissima roccia, sentì che l'ora della morte era vicina. Con un grido possente chiamò i suoi figli, che vivevano sulle rocce sottostanti, e quando furono tutti riuniti intorno a lei, li guardò uno per uno, e disse: «Io vi ho nutriti ed allevati, perché fino da piccoli siete stati capaci di guardare il sole. Ho lasciato morire di fame i vostri fratelli che non sopportavano la sua vista. Perciò voi siete degni di volare più in alto di tutti gli uccelli. Chi non vuol morire non si accosti mai al vostro nido. Tutti gli animali devono temervi. E voi non farete alcun male a chi vi rispetta, ma gli lascerete mangiare gli avanzi delle vostre prede. Ora io sto per lasciarvi, ma non morirò qui nel mio nido. Volerò in alto, fin dove mi porteranno le ali. Mi protenderò verso il sole, come se dovessi andare da lui. I suoi raggi infuocati bruceranno le mie vecchie penne, precipiterò verso la terra, cadrò dentro l'acqua. Ma da quell'acqua, per miracolo, rinascerò un'altra volta, ringiovanita, pronta a ricominciare una nuova esistenza. Così è la natura delle aquile, il nostro destino». Detto questo, l'aquila reale spiccò al volo. Maestosa e solenne ruotò intorno alla roccia dove stavano i suoi figli. Poi all'improvviso puntò dritta verso l'alto per bruciare nel sole le sue ali ormai stanche.